Lo spazio si presenta come una dimensione del tutto nuova. Un grande maestro del diritto, Stefano Rodotà, parlava di costituzionalizzazione dello spazio. Che significa? Significa che lo spazio assume una dimensione sociale, lo spazio diventa il luogo delle relazioni o, come è stato anche detto, lo spazio comune di libertà, è il luogo dell'incontro, è il luogo dello scambio, ma è anche il luogo del riabitare. Io nell'esperienza di questi anni mi sono convinto che noi abbiamo bisogno di riabitare lo spazio, a partire dallo spazio urbano che è occluso, ormai tutte le relazioni nello spazio urbano sono ridotte a relazioni di valore di scambio, valore economico. Dobbiamo rimettere a centro il valore d'uso e questo ha una funzione dal punto di vista costituzionale fondamentale, perché significa ridare agli abitanti di uno spazio degli strumenti per ripensarsi come esseri umani e come componenti di una comunità democratica. Qual è il nesso tra lo spazio e la democrazia? Gli spazi funzionalizzati ai bisogni fondamentali della persona, ai diritti fondamentali, ai desideri di tutti quanti e tutte quante noi, è finalizzato a incrementare il regime democratico, a rifare società. Ritornare negli spazi significa riabitarli, significa ripensare e reinventare una relazione con le cose. E qui viene un tema altrettanto importante, se pensiamo al paesaggio, se pensiamo al mondo rurale, se pensiamo al cosiddetto mondo naturale, il rapporto che noi umani non solo abbiamo tra di noi, intraspecie, ma infraspecie, che tipo di relazione dobbiamo stringere con tutte le altre specie che abitano la comunità biotica che forma quello che Lovelock chiama Gaia, questo grande organismo vivente. Un piccolo spazio urbano, un piccolo spazio locale è connesso nella rete complessa della vita. Questa interazione tra spazi, vita sociale, democrazia richiede un profondo ripensamento del nostro rapporto con noi stessi e con le cose. E nel dettato costituzionale lo spazio è completamente reinventato, non si trova una sola volta nel dettato costituzionale il territorio pensato come spazio di confinamento di un popolo o spazio esclusivo, è sempre nominato come paesaggio, come spazio di esercizio delle libertà democratiche. Ecco, se noi ripensiamo lo spazio in queste chiavi, io credo che ci sia la possibilità di ripensare i rapporti umani e i rapporti infraspecie, che in questo momento sono occlusi da una mentalità ristretta e tesa a estrarre valore economico da tutto quello che incontra.